e sono già parecchi in piedi, quindi non ci sono motivi per ulteriormente ritardare l'inizio. Parlare del carnevale a Frascati, è una storia di luci e ombre, è una storia sicuramente che si tramanda nel tempo, come avete potuto notare dalla manifestino, dal 1901 Marcello Ruggeri, il nostro vicepresidente, ha raccolto immagini e è messo in un DVD che potete trovare alla fine della serata all'angolo del tavolo a destra. Ed è una storia che parte da suoni, i famosi fuochi d'artificio o le bombe, come le venivano a chiamare all'inizio del carnevale. Avete sentito anche voi quest'anno all'inizio del carnevale sparare e aprire il carnevale. Il carnevale si è scocciato, se non sbaglio. E poi ci sarà sicuramente il professor Lucio De Felici, il nostro decano, che illustrerà secondo la storia, la tradizione, le notizie che ha acquisito per farci godere di queste informazioni. Come posso ricordare a tutti, ci farà godere a breve di un'ulteriore pubblicazione per dimostrare come la sua vitalità è infinita, di un nuovo libro su Clemente VIII. Clemente VIII a Dobrandino, Il Regno di Clemente. È una pubblicazione sicuramente ricca, è una monografia che non è chiaramente, credo, mai stata fatta solo su Clemente VIII. E quindi è una manifestazione alla quale tutti quanti sarete invitati e alla quale speriamo di potervi far assistere con sollecitudine. Ecco, poche altre parole, non voglio essere io quello che tiene la parola. Devo ringraziare la terza generazione del carnevale, data passata di consegna proprio quest'anno con Mario Pupone, che sarebbe e lascia a tutti voi un pensiero per il caro amico padre, per Bruno. Ecco, altre notizie che avevo, Marcello Ruggeri, pure lui è una ricchezza dell'associazione, che dopo il DVD dell'8 settembre, che è andato letteralmente a ruba, perché non è possibile trovarlo se non previo prenotazione, perché ormai chi non lo ha perso una grande occasione, o deve andare insieme, e che è andato in contemporanea con il libro del professor De Felici, quindi due opere che stanno preannunciando, e do anche questa informazione, la nuova pubblicazione che dovrebbe essere presentata nel mese di settembre, ora il giorno lo dovremo ancora concordare, che viene redatta da più autori, a più mani, da Raimondo Del Nero, che tutti conoscete, il professor Del Nero, da Luigi De Santis e da Roberto Erumi. Quindi Dario De Santis è presente pure come meno, eccolo Dario De Santis. No, Luigi, qua ti spiego perché, dopo lo dico. E quindi ecco, i fermenti sono tanti, anzi tantissimi. Ultime due notizie per parlare dell'associazione e dirvi ancora, se volete c'è la possibilità di iscriversi anche oggi, perché così vi potranno arrivare a casa via mail le notizie dell'attività che facciamo. Due appuntamenti, uno il 23, non si sente? Come? Non arriva niente. Ecco, questa è una bella notizia, capito Bernardi? A casa non arriva niente. Si affaccia. Qui a te non arriva. Se possibile, a chi non è, però arriva solo ai soci. Quindi chi non è socio, siamo passati al 2015, quindi va bene, allora segnate chi non arriva, perché la nostra tecnologia ha alcune lacune, non lo nego.
però è tutta buona volontà. Ecco, io ho terminato, volevo dire alcune cose su Marcello Ruggeri e poi lasciare un attimo la parola a lui. Marcello Ruggeri è il nostro vicepresidente, ha realizzato questo DVD che dura 23 minuti, non è molto tra inizio e coda, quindi noi cercheremo di essere molto, molto brevi e sintetici per poi essere tutti liberi. Ma segue una serie di iniziative tra la pittura, il conio delle nostre medaglie sull'8 settembre ed altri manifesti ed altre iniziative che arricchiscono tutti quanti noi, perché riescono a segnare il tempo e le situazioni che viviamo quotidianamente. Penso che per ora ho detto tutto, poi dopo se c'è qualcosa vi dirò. Marcello Ruggeri.